Video numero 9, facciamo riferimento in questa tabella K all'indennità di qualificazione professionale che in busta paga è sempre consigliato tenere separata dal tabellare, nonostante i contratti la riportino sempre all'interno del tabellare, salvo quest'ultimo contratto con decorrenza 1/1/2023 che la riporta di nuovo separata. Notiamo che fa una distinzione sempre tra l'area degli assistenti, l'area degli operatori, l'area del personale di supporto, dividendo gli importi in 71,53, 9,53, 9,55, e notiamo che non esiste più, la cosa importante è questa, che l'indennità di qualificazione professionale è sparita per l'area dei professionisti della salute e dei funzionari, per cui tutti gli ex D e gli ex DS non percepiranno più l'indennità di qualificazione professionale, sempre con decorrenza 1 gennaio 2023.